Tragedia a Verrua Po, un imprenditore 48enne si è tolto la vita nella sua azienda di rubinetteria. A trovare il corpo i dipendenti, al loro arrivo in ditta, dai primi accertamenti non sarebbe escluso che la causa del gesto sia concomitante anche a situazioni di difficoltà economiche. È stato interrogato questa mattina il 54enne accusato dell'omicidio di una giovane prostituta a Pavia. L'interrogatorio si è svolto all'interno del Policlinico San Matteo, dove l'uomo si trova ricoverato. Vi raccontiamo gli ultimi aggiornamenti. Avevano occupato abusivamente un immobile abbandonato e fatiscente. Nelle scorse ore un gruppo di cittadini rom è stato sgomberato nel casolare in condizioni igienico-sanitarie precarie. Vivevano una decina di persone, accaduto a Vigevano. Non si hanno più sue notizie dalla giornata di ieri. Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri stanno setacciando la zona di Giussago alla ricerca di un muratore 57enne residente in paese. L'uomo sarebbe uscito lasciando un biglietto senza più rientrare a casa. A Voghera un importante progetto solidale, l'Hauser Voghera avrà presto un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone anziane e disabili grazie alla solidarietà delle imprese del territorio. Tra poco vi raccontiamo la vicenda. Buonasera e bentornati a Pavia Italia da Francesco De Luca. Buonasera da Chiara Antico. Apriamo il nostro telegiornale con una tragedia che ci porta a Verrua Po. Un imprenditore 48enne si è tolto la vita nella sua azienda di rubinetteria. A trovare il corpo i dipendenti al loro arrivo in ditta. C'è grande commozione tra Bressana e Verrua Po per la morte di Davide Cantone, imprenditore metalmeccanico di 47 anni, che questa mattina all'alba si è tolto la vita con un colpo di pistola all'interno della sua azienda in via Bottarone. Secondo gli inquirenti non ci sarebbero infatti dubbi sulla volontarietà di questo tragico gesto. A dare l'allarme sono stati i dipendenti della Cantone Bruschi che appena arrivati nell'officina attorno alle 7.30 per l'inizio della giornata lavorativa hanno trovato il corpo ormai senza vita del titolare accanto all'arma, una pistola Glock regolarmente detenuta. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e i carabinieri di Bressana oltre a una pattuglia del nucleo radiomobile di Stradella, ma per il 47enne purtroppo non c'era più nulla da fare. Parole di profonda commozione, quelle del sindaco di Verrua, Giancarlo Ferrari. Nessuno, penso, in paese che si sarebbe aspettato una cosa del genere. Cosa devo dire? Purtroppo sono momenti che probabilmente chissà cosa li prende. Ecco. So che avevano avuto dei problemi, ma gli anni scorsi. Presumo che questo non sia il motivo, altrimenti sarebbe costellato di morti l'Italia in questo momento. Erano lavoratori, brava gente, ecco. Sembra che l'azienda metalmeccanica, che impiega al momento una decina di addetti e produce componenti in acciaio inossidabile, stesse attraversando un periodo di crisi a causa del calo degli ordinativi, una situazione confermata dagli inquirenti, che quindi non escludono l'ipotesi del gesto estremo per motivi economici. Nulla però poteva lasciar presagire la tragica intenzione dell'imprenditore, delle difficoltà legate al lavoro. Il 47enne aveva parlato anche con un amico nei giorni scorsi, ma anche in quel caso non avrebbe lasciato intendere il suo proposito, messo in atto all'alba di giovedì. Sulla vicenda continuano ad indagare i carabinieri della compagnia di Stradella. Cambiamo argomento, il pedinamento sarebbe partito dall'Andriano, attimi di terrore per un camionista pavese sequestrato e rapinato, arrestati i quattro rapinatori. Sono stati arrestati dai carabinieri di Monza i quattro rapinatori, responsabili del colpo messo a segno martedì sera all'Andriano. La banda, composta da due albanesi di 25 anni e da due italiani di 57 e 61 anni, aveva fermato un camion all'uscita del parcheggio della logistica Bartolini. L'autista del tir, un cinquantenne pavese, si era visto bloccare la strada da una motrice all'ingresso della statale. Dal mezzo erano scesi quattro uomini mascherati armati di pistola che erano saliti prima sul tir. Lo avevano legato, imbavagliato e poi scaricato a diversi chilometri di distanza a San Giuliano
milanese. Nel rimorchio del camion c'erano 12 tonnellate di merce varia per un valore di diverse decine di migliaia di euro. Nessuna ferita grave per l'autista, fortunatamente, che quando è riuscito a liberarsi ha dato subito l'allarme. La banda è stata poi bloccata a Lesmo, vicino a Monza, dove cercava di dirigersi verso un capannone industriale, nel quale sarebbe stata poi nascosta e smistata l'area furtiva. I quattro dovranno ora rispondere delle accuse di rapina e ricettazione. Allora, l'avete sentito dal nostro sommario, non si hanno più sue notizie dalla giornata di ieri. Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri stanno setacciando la zona di Giussago alla ricerca di un muratore 57enne. Vediamo. Anni fa l'artigiano edile, è alto 1,60 m circa, è l'identikit di un nuovo scomparso della provincia di Pavia. Si tratta di una persona molto conosciuta nel paese di Giussago, dove vive con la famiglia. Dal tardo pomeriggio di ieri non ci sono più tracce di quest'uomo che dopo il lavoro è tornato a casa, ha cambiato i propri indumenti ed è uscito in auto per mezzo della sua Ford Focus grigia. Da quel momento è scomparso nel nulla. L'ultima notizia di lui sarebbe un biglietto lasciato dal muratore prima di scomparire. Non si sarebbe portato dietro nemmeno il telefono cellulare. Oggi il figlio, 35enne, ha presentato denuncia ai carabinieri e sono scattate le ricerche. Vigili del fuoco, protezione civile e uomini dell'arma stanno setacciando la zona, squadra al lavoro tra Giussago e Certosa, tra le province di Pavia e Milano. L'uomo, al momento della scomparsa, indossava un giubbotto nero, un maglione nero e un paio di jeans. Nessuna novità, abbiamo fatto quello che la prefettura ci ha chiesto, quindi abbiamo creato un'unità di crisi presso il nostro comune, coinvolgendo diverse associazioni sul territorio, quindi la protezione civile e altri gruppi che collaborano con noi. Diciamo che questo lavoro è coordinato dai vigili del fuoco, ma ad ora non mi risulta ci siano nessuna novità. Stanno facendo anche dei controlli dei voli con l'elicottero, quindi per le ricerche, ma io non ho notizie di novità, insomma. Da questo punto che conosco anche personalmente, non nel dettaglio, ma la conosco, una persona normalissima, insomma, come qualsiasi altra persona, quindi non ho mai avuto io l'impressione o comunque atteggiamenti che mi potessero far pensare qualcosa di diverso, quindi da quel punto di vista lì, insomma, non sono in grado anche lì di fare una valutazione, insomma. Sospese invece momentaneamente le ricerche del 49enne scomparso da Trivolzio sabato mattina, ma solo le ricerche ufficiali. Per questa sera infatti il sindaco Paolo Bremi, in accordo con la famiglia, ha convocato un'assemblea pubblica prevista per le 21 nel salone dell'oratorio con l'obiettivo di reclutare personale volontario che possa aiutare nelle ricerche del fabbro scomparso. Un altro possibile avvistamento sempre in zona Pavia, in Viale Bligny, ma su questo sono in corso accertamenti di attendibilità da parte dei carabinieri. Il caso del 49enne è finito anche su chi l'ha visto. Cambiamo argomento, il caso call center Telecom, il futuro dei dipendenti, c'è ovviamente preoccupazione anche nel nostro territorio perché appunto ci sono 25 lavoratori interessati. La vicenda è finita in Regione Lombardia nelle scorse ore e presente anche il sindaco Massimo De Paoli. La convocazione di Telecom ci auguriamo che avvenga in tempi brevissimi, vale a dire forse già la settimana prossima o al massimo la successiva. Questo è l'impegno che ha preso il Presidente della Commissione. Convocare Telecom nel giro di una settimana, questa è la richiesta del sindaco di Pavia Massimo De Paoli al Presidente della Commissione delle Attività Produttive Angelo Ciocca al termine del vertice in regione, un incontro con i rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati per affrontare la delicata situazione dei 25 dipendenti del call center di Via Gaffurio, preoccupati dal piano di ristrutturazione aziendale che porterebbe alla chiusura dell'ufficio di Pavia e dal conseguente trasferimento a Milano. Questa chiusura non produrrà un risparmio per l'azienda, questo sembra abbastanza evidente, allora non capiamo perché intestardirsi su questa soluzione che penalizza molti lavoratori, metà dei quali sono di fuori Pavia e che hanno già problemi a raggiungere Pavia, figuriamoci a trasferirsi a Milano.
Questo per la città, al netto di tutto, io guardo dal punto di vista dell'amministratore, vuol dire un impoverimento, vuol dire quasi 30 persone in meno che stanno qua a lavorare. Il nostro impegno è quello di chiedere a Telecom di venire in commissione giovedì prossimo, ha aggiunto il presidente Angelo Ciocca, per illustrare le ragioni della scelta ed aprire un tavolo di confronto regionale. Tavolo che nelle intenzioni del consigliere leghista avrebbe il fine di trovare una soluzione che rispetti sia i lavoratori che il territorio. Già nel consiglio regionale del prossimo 14 aprile, ha quindi concluso Ciocca, contiamo di portare una risoluzione mirata, lavorando nel frattempo ad un'alternativa. Allora, la segnalazione di un principio di incendio questa mattina in tribunale a Pavia è scattato, l'allarme antincendio e sono state fatte uscire appunto tutte le persone a Palazzo di Giustizia, un principio di incendio che ha fatto scattare i sistemi di sicurezza. Tutte le persone che erano all'interno delle aule e dei corridoi sono state evacuate. Sul posto immediatamente sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, l'allarme fortunatamente è rientrato poco dopo, ma appunto in via precauzionale, lo state vedendo, tutte le persone che erano all'interno delle aule dei corridoi del Tribunale a Pavia sono state evacuate. Un allarme antincendio, un principio di incendio nella mattinata odierna appunto al Tribunale a Pavia. Sgomberato a Vigevano un casolare occupato abusivamente da rumeni. Sì, allora, si tratta di rumeni e abbiamo trovato un minore più appunto un rumeno. Ci segnalavano una presenza di circa 12 persone. Si tratta comunque di un alloggio che è occupato abusivamente e siamo intervenuti per interrompere la flagranza del reato. Questo è il grosso impegno che noi come polizia locale stiamo in quest'ultimo periodo predisponendo per cercare di risolvere queste situazioni che creano allarme sociale, che sicurezza sia per le persone che abitano all'interno, perché come potete vedere lo stabile è totalmente in condizioni igieniche totalmente precarie anche dal punto di vista della sicurezza delle persone che ci abitano. Ovviamente si provvederà nelle prossime ore immediatamente a sigillare, anche per evitare che comunque venga riempito da altre persone. Certo che dandoci così giusto un occhio si vede immediatamente che per il materiale presente e altre cose sicuramente la presenza deve essere massiccia. Sì, è la solita piaga sociale, sempre stranieri che occupano abusivamente. Noi dobbiamo ovviamente fare la nostra azione di stabilire la legalità e il rispetto delle regole dello Stato. Sono con la bambina, sono con la moglie. Quante persone vivevano in questa casa? Per adesso siamo tre, ci sono, il resto ci sono andati a Romania. Quando siete arrivati qua? Siamo qua da 2 anni. Ah, da 2 anni siete qua? Sì. Però avete trovato vuoto? Sì, era vuoto qua. Siamo entrati qua. Siamo agenti che facciamo le mosse. Eravamo qua tranquilli, tutto qua pulito come si vede. Adesso non lo so. Non lo so, io cerco di mettermi in mezza strada e sto lì. Cosa posso fare? Non ho nessuno qua, non ho una casa, non ho niente. Un posto per far dormire la bambina neanche riesce a trovare? Neanche, non ho nessuno. Magari se c'è qualcuno che vuole aiutarmi a 2 o 3 giorni, magari fino a che partiamo nel nostro paese, così non stiamo fuori. Siamo agenti brevi, così. Tutti qua che siamo abitati siamo agenti brevi. Noi non rubiamo, non spacchiamo niente, noi siamo solo, facciamo l'elemosina, basta così. La bambina dice per andare a Romania, ma soldi non ce ne sono per adesso. Allora, ancora una volta, grazie alla prontezza di un cittadino, ladri costretti alla fuga. È accaduto nelle scorse ore a Casei Gerola, dove alcuni malviventi che stavano forzando un ingresso di un appartamento sono stati scoperti e apostrofati dal coraggioso vicino di casa. I banditi, dopo avergli detto di farsi gli affari suoi, hanno però desistito e se ne sono andati. Purtroppo però il proprietario di un altro appartamento non è stato così fortunato. Lì i ladri sono riusciti a entrare indisturbati e sono riusciti a rubare oggetti preziosi e denaro. È accaduto a Casei Gerola. Giorno dell'interrogatorio per l'uomo accusato di aver ucciso la prostituta in Viale Cremona, Pavia.
È stato interrogato questa mattina Carmine Piolosio, il 54enne di Canneto Pavese, accusato dell'omicidio di una prostituta romena di 32 anni, Adriana Picari, in questa abitazione di Viale Cremona Pavia. L'interrogatorio si è svolto all'interno del Policlinico San Matteo, dove l'uomo si trova ricoverato dopo aver tentato di togliersi la vita nei minuti successivi all'omicidio. Losio, che sarebbe ancora in stato confusionale dopo la vicenda, ha sostanzialmente confessato di aver ucciso la 32enne che la sera di lunedì lo aveva accolto in casa sua e di aver tentato di far saltare in aria la casa della propria madre a Canneto. A far esplodere la furia del 54enne era stato il rifiuto della 32enne ad avere un rapporto senza un preservativo. Losio, che era già stato in cura al centro psicosociale di Stradella perché soffriva da tempo di un disturbo grave della personalità con tratti paranoidi, aveva accoltellato più volte la sua vittima e tentato poi di suicidarsi quando era arrivata la polizia. Ora è accusato di omicidio e di tentato omicidio. La difesa chiederà una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere del 54enne al momento del fatto. Una donna di 77 anni è caduta da un'auto in corsa guidata dalla figlia. È successo intorno a mezzogiorno nei pressi della rotonda di via Cararola a Vigevano. L'anziana era seduta sul sedile passeggeri e ha aperto la portiera per mettere la cintura di sicurezza rimasta impigliata. L'utilitaria, guidata appunto dalla figlia, proprio in quel momento è ripartita da una sosta per precedenza e la 77enne è caduta. Ha riportato una profonda ferita alla fronte, ma se la caverà con qualche giorno di prognosi. E adesso prestate attenzione a questa brutta vicenda che ci porta a Voghera. Lui era fisicamente possente, lei non riusciva a reagire e aveva paura a denunciare. Una vogherese di 48 anni ha però trovato alla fine il coraggio di recarsi in commissariato per denunciare l'ex convivente, cinquantenne disoccupato senza precedenti. Il racconto che ha fornito agli agenti narra di una frequentazione durata qualche anno e poi finita dopo un crescendo di episodi violenti. All'inizio frasi fortemente offensive, poi minacce e intimidazioni. Dalla violenza psicologica si era passati alla violenza fisica, con la 48enne costretta più volte alle cure mediche. Il compagno arrivava addirittura a rubarle alcuni oggetti per umiliarla e per trarne vantaggi personali. A quel punto la donna ha deciso di denunciare. Secondo quanto riferito dal commissariato, si trovava in stato di grande prostrazione. Gli agenti hanno effettuato le indagini del caso, raccogliendo elementi di conferma al racconto della vittima. Si è così proceduto alla denuncia dell'uomo per una serie di reati, il più grave dei quali quello di maltrattamenti familiari. Vista la gravità della situazione, è stato anche previsto l'allontanamento del cinquantenne dalla casa di famiglia. L'uomo è stato quindi prelevato materialmente dagli agenti del commissariato di polizia di Voghera e dovrà rimanere lontano almeno 50 metri da tutti i luoghi frequentati dalla ex compagna. E da Voghera ci spostiamo a Pieve Porto Morone, dove nelle scorse ore un fatto di cronaca, un 41enne da Alessandria, mentre era alla guida del suo autocarro, veniva speronato da un'autovettura e, una volta arrestata la marcia, veniva costretto a scendere con calci e pugni da due individui che si impadronivano del veicolo, che trasportava stecche di sigarette per un valore di circa 50.000 euro, dileguandosi in direzione sconosciuta. L'autocarro è stato rinvenuto poco dopo in località Inverno e Monteleone. La vittima non avrebbe riportato lesioni. L'episodio è accaduto nelle scorse ore, lo ripetiamo, a Pieve Porto Morone. A Pavia, novità in arrivo sulla mobilità in centro, ce le spiega l'assessore Lazzari. Settimana prossima, tempo permettendo, perché i primi giorni della settimana ci sarà brutto, inizieremo i lavori da una parte in piazza Cavagneria, dove all'ingresso da via Arezia metteremo un pilomat azionabile attraverso telecomando, e poi in via Parati ci interdiremo definitivamente il passaggio di macchine, come anche nel tratto di via del Comune che collega praticamente Strada Nuova a Piazza Vittoria, in modo tale da pedonalizzare questa area, renderla davvero pedonale, e anche diventa un nuovo piccolo scorcio bello della città. Queste piccole vie caratteristiche del nostro borgo potranno diventare delle aree assolutamente a disposizione degli esercenti e dei cittadini, per mettere fuori magari fiorieri piuttosto che tavolini. E l'altra operazione che faremo, interdirremo definitivamente piazzetta Azzani, che, per chi non sapesse qual è la piazzetta che è posta di fianco a San Michele, raggiungibile da Corso Garibaldi, che oggi viene presa come un parcheggio, soprattutto anche da furgoncini. Noi la interdirremo con dei piloni e con delle catene, un arredo urbano molto bello. Impianto di pirolisi a Retorbido, Commissione Ambiente vota mozione per dire no alla sua realizzazione. L'esito dal nostro punto di vista è assolutamente positivo, in quanto è stata discussa una mozione presentata dai nostri rappresentanti
il nostro collegio elettorale, ovvero il consigliere regionale Ciocca, il consigliere Melazzini, il consigliere Nanni e il consigliere Villani, che avevano evidenziato le criticità insite proprio nell'impianto che si intende realizzare. La mozione è stata votata dalla sesta commissione ambiente all'unanimità a favore, nel senso che la sesta commissione ambiente è contraria, convenendo con le nostre idee, alla realizzazione di questo impianto. Nella mozione si chiede di impegnare sia la giunta regionale sia il consiglio regionale a prendere gli opportuni provvedimenti a che questo impianto non venga realizzato. Poi l'ultima parola spetta comunque alla regione. È comunque un buon passo e auspichiamo che nei primi del mese di aprile anche i tecnici della regione convengano con quanto noi andiamo dicendo oramai dai primi di dicembre. Allora, c'è un importante aggiornamento sulla vicenda di Giussago che vi abbiamo raccontato nel corso del telegiornale. Sarebbe stato ritrovato Fernando Tiritiello, 57enne, scomparso nelle scorse ore proprio a Giussago. Protezione Civile e Carabinieri hanno setacciato la zona, le ricerche sono durate praticamente tutta la giornata, squadra al lavoro tra Giussago e Certosa, tra le province di Pavia e Milano. L'uomo, di professione muratore, vive con il figlio in una zona centrale di Giussago, sarebbe stato ritrovato attorno alle 19, poco prima delle 19, in paese, in stato, stando alle prime informazioni, confusionale. Quindi questa è la breaking news sulla vicenda di Giussago: sarebbe stato ritrovato il muratore scomparso ieri, per il quale erano iniziate le ricerche che vi abbiamo raccontato durante tutta questa giornata. Cambiamo argomento e andiamo a Retorbido. Un incidente questa mattina all'alba lungo la strada provinciale 1, un automobilista, una ragazza di 27 anni, avrebbe perso il controllo della sua auto. Lo state vedendo finendo ribaltata. Il fatto all'altezza del cimitero di Retorbido, avrebbe fatto tutto autonomamente. Una 27enne di origini rumene, sul posto i soccorsi, prontamente intervenuti. La donna fortunatamente non avrebbe riportato ferite di seria entità. L'immagine che state vedendo è tratta da Voghera News. Cambiamo decisamente argomento, premiazione a Pavia per il concorso Il Tempo della Storia. E anche quest'anno siamo molto contenti, grazie a Provincia, Comune di Pavia, Università di Pavia, Associazione Testimoni e Protagonisti e con il sostegno finanziario della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, di aver realizzato un'edizione del Tempo della Storia che si lega profondamente alla storia. 100 anni della Prima Guerra Mondiale, 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e in particolare 70 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. 39 vincitori e 35 ex vincitori che a proprie spese si aggregano a questo viaggio studio che toccherà Mauthausen. Ricordo il campo dove sono stati reclusi e poi anche uccisi il maggior numero di prigionieri italiani. Poi andremo a Vienna per vedere le vicende della Prima Guerra Mondiale, oltre che una bellissima città, dal punto di vista dell'impero austro-ungarico. C'è una mostra molto importante a Vienna su questo argomento e poi andremo ovviamente a Cracovia con la visita ad Auschwitz, che è il momento culminante dell'edizione di quest'anno. Un nuovo mezzo attrezzato per l'Hauser di Voghera. Un'iniziativa che porterà un nuovo mezzo all'Hauser, ce n'era bisogno? Siamo in tempi brevi perché insomma la raccolta della pubblicità a carico di questa società, diciamo questa associazione, speriamo che in tempi brevi, anche perché il parco macchine è un po' vecchiotto, se riusciamo ad avere un mezzo nuovo in più che per trasporti per disabili è un fatto positivo. A fronte di una maggior richiesta c'è sempre una minore disponibilità economica. Noi andiamo a coprire questo gap, questo vuoto che si crea, andando a proporre alle attività di aderire a un'esigenza di territorio, a un'esigenza di comunità per le persone anziane e disabili e quindi di poter partecipare e sostenere questo tipo di progetto. E daremo loro in cambio però, come giusto, qualche cosa, quindi di poter legare il proprio nome a questo progetto, quindi essere visti dalla cittadinanza come attività sensibile a un'esigenza di territorio e poter
potessi promuovere anche sull'automezzo, quindi con una forma pubblicitaria sull'automezzo, una pubblicità che per 4 anni gira sul territorio. Questo porterà alla fine del progetto, che realizzeremo nel più breve tempo possibile, a poter consegnare un automezzo, in questo caso un Doblò, attrezzato per il trasporto di anziani e disabili, con il sollevatore, tutte le ritenzioni, tutto certificato ISO. Da lì, da quel momento, l'automezzo sarà in gestione completa, gratuita, all'AUSE, quindi noi sosterremo tutti i costi. Un incontro che ha visto la partecipazione di migliaia di ragazzi che hanno incontrato il vescovo di Vigevano, Monsignor Maurizio Gervasoni, sono i Cresimandi. Siamo qui al palazzetto dello sport di Vigevano perché oggi i Cresimandi della diocesi incontreranno il vescovo Maurizio. Ecco, come potrete vedere ci saranno quasi 2.000 persone, 1.500 Cresimandi che insieme vogliono pregare per l'attesa dello Spirito Santo il giorno della loro cresima. Vorrei ritornare bambino nella casa di mio padre. Le storie davanti al camino e la voce di mia madre. La notte che ho visto le stelle non volevo più dormire, volevo salire là in alto per vedere. E per capire. Quest'anno il tema è un po' senza forse senza ma, perché vogliamo indirizzare i nostri giovani ad essere persone che si impegnano nella vita, che fanno delle scelte belle e che soprattutto si buttano per il loro futuro. L'incontro dei Cresimandi con il Vescovo è un momento molto significativo che sottolinea un aspetto che nella Chiesa Cattolica è molto importante, cioè il fatto che quando si diventa adulti nella fede si fa una professione di fede che il Vescovo, come successore degli Apostoli, autentica, e da questa autenticazione scaturisce il dono dello Spirito. Diventa un momento anche per sottolineare a tutti i ragazzi, ai loro padrini, alle loro madrine, ai catechisti, ai parroci, che questa chiesa di Vigevano è una chiesa sola e tutte insieme va verso il futuro con la forza dello Spirito. Vorrei che questo momento fosse un momento di pace, un momento di solidarietà, un momento di fede che dia un segnale di pace e di riconciliazione anche per tutte le altre componenti della società di Vigevano. Per noi 2 minuti di pausa, tra poco.